Ciao, sono Marco DJ, benvenuto sul canale. Oggi andremo a imparare come creare un logo professionale gratis utilizzando un sito internet che offre un servizio di hosting e ha una sezione apposita per creare dei loghi. Si chiama Namecheap e si chiama anche in inglese Free Logo Maker. E andiamo a vedere adesso su Google come andarlo a cercare e tutti i passaggi per creare un account, come cambiare i colori, i caratteri, i testi, tutte le informazioni necessarie per poi andarlo anche a stampare. Andiamo su Google e vediamo cosa digitare. Digitiamo Namecheap Logo Maker e la prima voce che esce in alto andiamo a cliccare Free Logo Maker. Questa è una sezione apposita di questo sito che crea loghi professionali gratuiti con una guida apposita all'interno del sito. Ora vediamo anche i passaggi per crearlo. Clicchiamo su Create Your Logo. In questa schermata Free Logo Maker ci chiede il nome della compagnia, quindi il nome dell'azienda o del sito internet che vogliamo pubblicizzare, e nella parte sotto andiamo a mettere il tipo di business, come per esempio meccanica, musica, arredamento, ma è opzionale. Andiamo a mettere un nome qui in alto, your company name, quindi il nome della tua compagnia, Matteo DJ, lo faccio magari in minuscolo e maiuscolo, Matteo DJ, che sono io, che mi occupo di musica e intrattenimento, e metto sotto la categoria musica. Vado a selezionare Music. Quando ho terminato il nome del mio marchio, vado a cliccare su Continua. Choose Your Style indica quale carattere voglio utilizzare per il mio marchio. Trovo più interessante per il mio tipo di stile quello centrale. In questa sezione Serie o Fresh sta a indicare quale tipo di carattere favorito voglio combinare col primo, quindi Free Logo Maker farà una combinazione di diversi marchi e vi proporrà un colore, un carattere e un'altra icona. Seleziono un altro tipo di carattere, per esempio tra questi tre sceglierei, facciamo un esempio più semplice, quello di sinistra. Poi crea un carattere più sottile, quindi ti propone un carattere medio, regular e molto più fine, quindi puoi scegliere altri tipi di carattere. Selezioniamo ad esempio così velocemente quello centrale. Il sito mi dà ancora altre proposte, come per esempio riempi ancora di più, trovo un logo più elegante, e vado a cliccare ad esempio tra questi tre che può essere elegante, che sceglierei, e qui a sinistra. L'organico geometrico è un'altra sezione del sito che ti chiede quale carattere selezionare, quindi ancora vado a selezionare tra i tre quello centrale che mi piace di più. Seleziono un altro carattere funky, visto che faccio musica, anche Free Logo Maker va a trovare un marchio e un tipo di carattere adatto al mio tipo di categoria. Quindi se faccio musica mi cerca un carattere come nel mio caso funky, se faccio meccanica magari va a crearmi un carattere più strong o più pesante. Adesso andiamo a vedere cosa intendo. Tra questi tre seleziono quello centrale e vado a selezionare quale tipo di colore. Free Logo Maker permette di selezionare una di queste 5-6 colonne di colori che poi potete personalizzare successivamente, e andiamo a selezionare per il mio marchio questo qui verde che si avvicina al mio marchio attuale. Nella parte qui sotto Your Company Slogan, questa è la parte importante, facciamo un altro nome fantasia, Matteo DJ I Love Music. Quando ho deciso quale slogan voglio inserire sotto il mio marchio andiamo a cliccare su Continua. Attendiamo ancora un po' e vediamo quale icona vogliamo utilizzare per il nostro marchio. In questo momento, per il mio caso musica, non vedo niente che si avvicina, quindi vado a cliccare qui in questa sezione che si chiama Earth Search Icon, che indica quale categoria ed icona vogliamo utilizzare. Facciamo un esempio, musica, proviamo in italiano, facciamo invio ed ecco che esce. Tra queste sceglierei la prima, che si avvicina molto di più allo stile di un DJ. Selezioniamo altri due marchi, questo e facciamo un esempio la cassa. Selezionati i tre marchi andiamo qui in basso a destra e clicchiamo continua con le tre icone. Andiamo avanti, diamo il tempo di caricare e vediamo che Free Logo Maker ci ha già creato il nostro logo professionale in poco tempo. Questi loghi sono tutti personalizzabili, andiamo a vederli. Sono molto semplici, si può fare anche di lavori ancora più dettagliati e più di fino, che poi posso intervenire con delle modifiche. Sceglierei questo in alto a destra, vado su colori e vado a selezionare un tipo di combinazione di colori che già Free Logo Maker mi propone. Facciamo un esempio interessante, proviamo questo che è semplice, proviamo questo che già
inizia a essere più interessante, o questo. Selezioniamo questo tipo di combinazione e voglio fare presente, prima di andare a modificare tutti i colori, di fare tutte le modifiche all'interno di questa schermata, perché Free Logo Maker permette di salvare tutti i loghi che avete creato all'interno del vostro account, che andremo a vedere anche come si crea. Solo bisogna fare molta attenzione a non uscire per sbaglio dalla schermata di Google o dal browser, perché ho fatto anch'io delle prove e a volte devi ricominciare da capo e ricreare da capo il tuo marchio, quindi fate attenzione. Andiamo avanti con il testo. Possiamo scegliere quale altro tipo di testo ci interessa da inserire, quindi per esempio metterei uno più accattivante tra questi che mi propone. Sono poche scelte, facciamo per esempio questo oppure questo. Torno indietro, vado a cambiare lo slogan, per esempio non mi piace questo slogan e metto uno un po' più fino, però andrei ancora a cambiare i colori perché questi colori sono un pochino più spenti, quindi andrei anche a selezionare il tipo di colore. Ho cambiato la combinazione di colori, ho scelto questo tipo di impostazione perché ha un tono un po' più serio, professionale, e anche il colore è più brillante e si vede meglio l'icona e anche il testo. Su questo pannello, sempre qui a sinistra, andiamo su icona. Se non ci piace la prima, selezioniamo la seconda con la cassetta o selezioniamo le cuffie. Direi di lasciare la cassa perché al momento sembra quello più simpatico. Nella colonna qui di sinistra, sempre, andiamo a selezionare su layout e possiamo andare a cambiare anche la combinazione grafica del marchio e del nome. La migliore è quella che ci propone adesso Free Logo Maker, ma se non dovesse piacermi vado a selezionarne un'altra, così. Oppure andiamo a selezionare questa. Però tra tutte le migliori è proprio quella che Logo Maker già ci propone. Infatti è un sito molto molto intuitivo. Per cambiare il colore della icona torniamo ancora su color e posso fare un custom color, che significa un colore personalizzato. Clicco su custom color, qui vedete che posso cambiare il colore del font, quindi se sposto il cursore sul colore vedete che diventa rosso e bianco perché ha preso due colori. Direi di lasciarlo bianco e bianco. Andiamo su slogan, non mi piace bianco, lo faccio rosso, ma in questo caso non si legge, lo lascerei bianco. Il background, se non ci piace verde, come lo vediamo adesso, possiamo fare un'aggiunta, sfumare, oppure possiamo eliminare qualsiasi cosa e cambiarlo noi, quindi per esempio lo mettiamo rosso, lo mettiamo rosso scuro, nero, per esempio l'icona la facciamo di colore giallo o tendente al giallo, vediamo di migliorare un po' la brillantezza, vedete potete farlo più chiaro o più scuro, prende un bel giallo. Andiamo a cambiare anche lo sfondo, per esempio con un blu di questo tipo, ecco fatto. Chiudiamolo con la X in alto a destra, abbiamo creato il nostro marchio Matteo DJ Love the Music con la cassa vicino. Se volete creare più varianti del vostro marchio, quindi fare più prove, più colori e tenerle salvate, andiamo in alto a sinistra su Result e ci riporta sulla schermata. Vedete che qui in alto a destra c'è il cuoricino perché ho salvato il marchio che interessava a me e ho anche fatto già delle modifiche. Se trovo un altro marchio interessante, facciamo un altro esempio e poi possiamo sempre modificarlo e personalizzare come ci piace. Per esempio, tra tutti questi andiamo a selezionare magari come combinazione colori questo, che potrebbe essere interessante. Clicco con il cuore qui in alto a destra, vado a cliccare sopra l'immagine, fate prima il login, vi registrate sul sito internet, fate il vostro account che non costa nulla e poi iniziate a creare, così vi rimane salvato all'interno della vostra schermata. Andiamo a modificare anche questo marchio, c'è una sezione importante ancora sui colori che non vi ho fatto vedere. Torniamo su colori, oltre a fare i colori personalizzati c'è la possibilità di scegliere già dei colori preimpostati in base al colore primario. Facciamo un esempio, vado su green, vado su purple, quindi viola, vado su red, vado su terra, vado su floreale, oppure torno indietro su blu. Blu l'abbiamo usato prima, facciamo purple, che non è male, guardate quante combinazioni ci sono. Andiamo a vedere come bisogna registrarsi, che è fondamentale per poter scaricare il nostro marchio e i file necessari per le modifiche. Se non siete già registrati, cliccate qui in basso a sinistra, sign up or login to download, quindi vi registrate per scaricare, clicchiamo, vi chiederà di fare l'accesso, io metto i miei dati,
Quando avete inserito tutti i vostri dati personali e vi è arrivata la mail di conferma per accettare che la vostra mail è stata verificata, nel giro di qualche secondo, vedete qui in basso a sinistra, abbiamo già scaricato il marchio che abbiamo creato poco fa. Andiamo qui in basso a sinistra, clicchiamo su Mostra nel Finder oppure andate nella sezione Download del sistema operativo Windows. I file scaricati li trovate all'interno della vostra cartella download in formato zip. Potete estrarlo automaticamente cliccando due volte col sistema Mac oppure col sistema Windows. Scaricate un'app che si chiama ArchiveZip, che metto qui sotto il link in descrizione, che vi estrae l'archivio e potete modificare i vostri file. All'interno della nostra cartella troviamo tutti i nostri file. Andiamo a fare delle prove, vediamo cover, quindi la possiamo mettere come banner su un sito o è già il nostro marchio da stampare. È anche bellino da vedere, vedete, ha degli ottimi colori. Torniamo indietro, vediamo il quadrato, potete usarla come immagine WhatsApp o per altre necessità e metterla in un formato quadrato. Vediamo l'ultimo file, profile, è semplicemente il vostro nome. Per modificare i nostri file andiamo su Vector, qui in alto a destra. Questa sezione qua è importante per chi possiede un programma che si chiama Adobe Illustrator e anche Photoshop, che permette di modificare le vostre grafiche, personalizzare i colori, fare delle modifiche al testo. Le altre tre immagini che vediamo qui a sinistra e qui a destra le potremo utilizzare nel nostro programma di grafica e applicarle su uno sfondo colorato. Quando apriamo questo file saranno delle scritte bianche con il nostro login a sinistra bianco che qui non vediamo. Questi file sono molto importanti, che potete fornire anche a un'azienda di grafica o un grafico se non siete competenti in materia, e possono stampare il vostro marchio in dimensioni veramente molto grandi o molto piccole senza perdere qualità, e questo è fantastico con Free Logo Maker. Fatemi sapere cosa ne pensate di Free Logo Maker, se è stato d'aiuto per creare il vostro marchio professionale gratis per le vostre future attività. Se avete domande scrivetemi qui sotto nei commenti. Vi invito a iscriversi al canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Mako DJ.